tutti ragazzi, come vi avevo già detto nello scorso video, oggi vi faccio vedere come registrare la PS4 con le schede di acquisizione. Allora, partiamo subito da quello che ci serve. Oltre ovviamente alla PS4 e un PC, ci servono tre cavi HDMI, che poi andremo a vedere cosa servono, lo splitter di cui avevo già anticipato qualcosa nello scorso video e serve per sdoppiare l'uscita HDMI in modo da bypassare la protezione HDCP e poi ovviamente una scheda d'acquisizione. Allora, partiamo subito vedendo come collegare il tutto. Allora, prendiamo la nostra scheda d'acquisizione e il cavo USB da collegare al PC. Poi, nel frattempo, apriamo lo splitter che deve avere. Dovete comprarlo, metto anche il link in descrizione, ma comunque deve essere con l'alimentatore, se no non bypassa la protezione. E più o meno dovrebbe essere una scatolina metallica piccolina come questa, che ha da una parte, vabbè, il jack per l'alimentatore, una presa HDMI input e poi due output con i LED che segnalano se è collegato qualcosa. Allora, subito colleghiamo in una delle due output un HDMI, possibilmente il più corto che avete, e poi dall'altra parte colleghiamo HDMI in questo qua. Ok, a questo punto prendiamo il nostro alimentatore, che dovrà ovviamente essere collegato alla corrente, qui. E lo collegate nel jack dell'alimentatore. Poi prendete un altro HDMI, va bene anche quello che c'è già in dotazione, e lo collegate qui dietro dove c'è l'uscita HDMI. Ok. E poi prendiamo l'ultimo HDMI, lo colleghiamo nuovamente allo splitter. E poi questo HDMI andrà collegato al televisore. Adesso non lo faccio vedere perché il televisore ce l'ho lontano. Ok, poi infine bisogna prendere il cavo USB della vostra scheda d'acquisizione e dovete collegarlo alla scheda d'acquisizione e poi USB al PC come facevate già normalmente. Ok, in questo modo il segnale che ci arriva dalla PS4 viene sdoppiato dallo splitter e col cavo di alimentazione verrà alimentato, e poi i due cavi che escono, uno andrà al televisore e uno al gas, cioè alla scheda d'acquisizione, poi al PC. Quindi praticamente nella scheda d'acquisizione ci sono collegati un HDMI e un USB. Ok, per quanto riguarda la configurazione, quello che c'è tutti i cavi da inserire, da utilizzare, a posto. Nella Play è normalissimo, bisogna lasciare l'uscita HDMI anche perché c'è solo quella. E ora passiamo invece a vedere cosa bisogna settare nel vostro programma di registrazione, nel mio caso il programma dell'Elgato. Quindi ci vediamo tra pochissimi secondi. Ok ragazzi, adesso passiamo alla parte del video dove andiamo a configurare il nostro programma di registrazione, nel mio caso quello insieme all'Elgato Game Capture HD. Andiamo nelle impostazioni d'ingresso del nostro programma e dove c'è scritto dispositivo d'ingresso, anziché mettere PlayStation 4 perché anche se lo mettiamo ci dice che arriverà presto, cioè che non è ancora disponibile questa opzione, dato che la PlayStation 4 ha ancora la protezione HDCP che non permette la registrazione tramite HDMI, dobbiamo mettere qui altro. E qui sotto dobbiamo scegliere come ingresso ovviamente HDMI. Qua il profilo se vogliamo in 720 o 1080. E qua la qualità. Ora facciamo ok e se abbiamo fatto tutto correttamente vedremo qua lo schermo della nostra PS4. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto, vi ricordo come sempre di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di commentare, dicendo anche se siete riusciti a fare
questa operazione. Comunque, riassumendo, l'unica cosa che dovete fare per bypassare questa protezione è procurarvi uno splitter, uno sdoppiatore HDMI, che in questo modo, sdoppiando il segnale che è in arrivo dalla PS4, permette di oltrepassare, di bypassare questa protezione. Ok ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito anche a vedere i prossimi, anche quelli che ho già fatto, e ci si becca in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.